Amici di CariatiNet, ci troviamo a Pietrapaola, ospiti di Giuseppe Arcangelo, questo giovane di 24 anni, segretario della sezione Giovani Democratici di questa città, di questo paese. Fa parte della direzione provinciale del Partito Democratico, nonché fa parte anche di Future Dem. Con Giuseppe, che ringrazio per questa chiacchierata che Grazie mi ha permesso stasera, parleremo di politica. Una considerazione vista da un giovane della politica qui in questa comunità, la comunità di Pietrapaola. Ti ringrazio Cataldo innanzitutto della bellissima opportunità che mi hai dato, perché dar voce ad un giovane come me a volte non è facile, bisogna dirlo, però voglio e ci tengo a ringraziarti per questa, ritorno a ripetere, bellissima opportunità che mi hai dato. Beh, cosa penso di Pietrapaola? Io quando parlo di Pietrapaola parlo di una bellissima realtà. Credo che nel tempo Pietrapaola si sia differenziata per essere all'interno e sul territorio locale un esempio di turismo, ma anche un esempio di risorse umane, perché molteplici sono state le personalità politiche, e parlo delle diverse amministrazioni che si sono succedute, che comunque hanno realizzato qualcosa di significativo per questo paese. Ritengo anche che Pietrapaola possa ancora esprimere tanto, così come ritengo che dal punto di vista urbanistico, Cataldo, e questo me lo devi concedere, ritengo che Pietrapaola sia una delle migliori realtà di questo territorio. Dal punto di vista politico, beh, Pietrapaola è stata sempre divisa in due storiche fazioni. Erano i tempi del Partito Comunista e della Democrazia Cristiana. I nostri nonni erano avversari e comunque vi era un sano esempio di politica, perché nonostante avversari riuscivano comunque a comunicare, a sedersi insieme, cosa che invece manca oggi all'interno del contesto politico cittadino. Ecco. Allora, parliamo un pochettino degli ultimi fatti successi. Mancavano soltanto 2 mesi alla fine, alla scadenza naturale della legislatura dell'ultima amministrazione. È stato commissariato il comune. Ecco quello che chiedo a te: si poteva evitare questo? Secondo Giuseppe, questo era evitabile? Una situazione gravissima per il nostro paese, che riporta i cittadini purtroppo al centro di una grossa problematica. Come sappiamo, il commissariamento comunque è qualcosa che va a discapito dei cittadini. Penso a quei genitori che vedranno comunque aumentarsi il ticket della mensa, il ticket dei trasporti pubblici, così come anche la tassazione subirà il suo incremento. È sicuramente una situazione che si poteva evitare, ma a mio malincuore, purtroppo, è da politicante, perché mi ritengo un politicante su questo territorio, ne prendo atto e da politicante, appunto, cerco di dare delle soluzioni. Ritengo comunque che bisogna sostituire alle solite beghe locali la capacità di ritornare a parlare di politica da troppo tempo. Ecco, si parla di persone anziché di idee. Da troppo tempo Pietrapaola è abbandonata a se stessa e bisogna appunto ritornare a scendere nelle piazze, nelle case dei cittadini, perché la politica è stata per troppo tempo lontana da loro. Ecco. Bene, ripeto il concetto: siamo a 2 mesi, diciamo, dalla presentazione delle liste, quindi vi considerate già in piena campagna elettorale, lo siete, no? Che vi considerate il segretario dei Giovani Democratici. Come si rivolge, ecco, con quale argomentazione, si pone all'attenzione dei giovani, non solo giovani democratici, ma di tutti i giovani della comunità di Pietrapaola? Ecco, ritengo che questa sia una grande opportunità per i giovani come me. Ritengo che questo sia il momento, Cataldo, un momento necessario
per scendere in campo, perché mai come oggi la politica a Pietrapaola ha sete appunto di forze nuove, ma anche di idee nuove ed anche di persone nuove, perché per troppo tempo a Pietrapaola si sono succeduti e succedute gli stessi uomini e le stesse persone. Ecco che ci deve, credo che ci debba essere un incremento di freschezza all'interno delle istituzioni, perché a volte ringiovanire, cambiare fa bene al paese. Da segretario dei Giovani Democratici, beh, ritengo di dirlo pubblicamente che non posso non cogliere questa opportunità, ragion per cui ritengo e paleso pubblicamente la mia intenzione di candidarmi. Ecco, bisogna metterci la faccia. Se veramente si crede e si auspica un cambiamento, è necessario che questo cambiamento avvenga appunto dai territori, perché se si è a capo comunque di un'associazione che rimane in sé chiusa e astratta e non penetra i territori, rimane un'associazione in senso lato, non calata nella concretezza delle realtà. Ecco, bisogna avvicinarsi ai cittadini, bisogna metterci la faccia, bisogna avere il coraggio di cambiare. No, sei finito, se no io volevo procedere con un'altra domanda, cioè la tua percezione, i giovani hanno la volontà di prendere parte alla vita politica? Naturalmente parliamo di giovani della tua comunità. Vogliono prendere parte alla vita politica del paese o sono resti, ecco, a scendere in campo e, come dicevi tu, metterci la faccia, impegnarsi in prima linea per il bene naturalmente del paese e della collettività? C'è un gruppo di giovani a Pietrapaola che ha tanta voglia di scendere in campo, perché ritiene che da molto tempo a Pietrapaola si sia praticato un tipo di politica lontano dal trend attuale. Noi giovani auspichiamo e ricordiamo i tempi d'oro, i tempi in cui si aveva un senso diverso delle istituzioni. Erano i tempi del presidente Pertini, erano i tempi dell'etica repubblicana, erano i tempi di Berlinguer e della questione morale, gli stessi tempi di Aldo Moro, in cui più forze politiche, seppur contrapposte tra loro, ritrovavano l'unità comunque per il benessere dei cittadini, per il bene comune. Ecco, Cataldo, ritengo che la parola chiave da inculcare e da prospettare ai cittadini, credo che sia quella di ritornare a parlare del bene comune, ritornare a parlare di Pietrapaola, perché per troppo tempo a Pietrapaola si è parlato di persone e non del nostro paese. Quale potrebbe essere, secondo te, l'elemento comune che potrebbe mettere insieme la comunità intera di questo paese e farli perseguire verso un unico obiettivo? Ecco, molto spesso la gente si alza la mattina e dice: da oggi cambio vita. Però poi non lo fa mai. Ecco, quindi credo che gli elementi cardini per il cambiamento siano la gentilezza ed il coraggio di metterci la faccia e di cercare con appunto gentilezza di cambiare le cose. Credo che Pietrapaola abbia bisogno di un forte intervento di ridistribuzione della spesa pubblica, di un forte intervento di rideterminazione della tassazione e di un forte intervento di, come dire, di avvicinamento appunto ai cittadini. Va bene, Giuseppe, per oggi ci fermiamo qua. Abbiamo conosciuto il personaggio politico, poi quando si andrà avanti con la campagna elettorale certamente avremo modo di ascoltare te, ma di ascoltare certamente anche altre parti politiche, ed è quello che desiderano i nostri ascoltatori. Per cui ti ringrazio. Grazie per questa te, chiacchierata, e arrivederci alla prossima. Grazie a tutti.